Ciao. Ciao, io sono Daniele. E io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cinema Grifone. Allora, oggi, scusate la voce, sono un po' raffreddata. Dopo tanto tempo, ci scusiamo per questa assenza, ma siamo stati impegnati in tanti piccoli progetti e grandi cose, come ad esempio la fiera, prima come, e post. Come abbiamo scritto anche nel post, appunto, esatto. Siamo stati impegnati anche nella fiera di armi e bagagli. Esatto, quindi vi lasciamo qualche foto così potete vedere. E niente, cogliamo l'occasione per ripartire a bomba, ovviamente, con i nostri video e per raccontarvi un po' di novità e di progetti che abbiamo in mente. Allora, da dove partire? Sicuramente riprenderanno i video a tema escursione, ma questa volta li vogliamo fare in una maniera un po' diversa, nel senso vogliamo allungare smisuratamente il tempo dell'escursione. Se mentre le altre volte siamo usciti per poche ore o massimo mezza giornata, da adesso cominceremo ad allungare sempre di più queste escursioni. Quindi dureranno tutta la giornata e stiamo progettando anche un accampamento, un minimo accampamento per rimanere la notte fuori, proprio per simulare un viaggio da un punto A a un punto B, come poteva essere e come veniva affrontato, insomma, un po' le difficoltà che venivano affrontate. Come sempre, il vivere proprio queste cose, quindi la sperimentazione sul campo di come doveva essere affrontare una notte fuori di casa con un riparo momentaneo e anche il crearsi un riparo momentaneo, cioè come si faceva, cosa costruivano, cosa tenevano, cosa portavano, e proprio all'andare a fondo a che cosa significasse viaggiare nel Medioevo. E ovviamente, come abbiamo detto fin dall'inizio di questo progetto, arrivare proprio a fare un cammino di più giorni proprio così. Quindi il progetto è grande ed è lungo e speriamo di riuscire a portarlo, diciamo, avanti in questo anno, ma se no possiamo comunque farlo più avanti. Cogliamo l'occasione, a proposito di questo, chiedervi se qualcuno di voi è, diciamo, un po' più pratico di questa cosa, se sa dove possiamo trovare dei libri, delle documentazioni scritte, qualcosa di concreto e di reale per poter andare a studiare sempre di più nel dettaglio questa cosa qua. Perché come sempre noi sì, facciamo gli esperimenti, però vogliamo essere comunque storici, quindi farlo nel miglior modo possibile. Anche perché di testi se ne trovano veramente pochi, anche all'estero. Quello che abbiamo trovato ci è stato molto di aiuto fino ad ora con le escursioni che abbiamo fatto fino ad ora, ma ovviamente per cose più lunghe è veramente molto difficile trovare testi buoni. Sì, ne abbiamo comprato un altro di libro che vi lasciamo sempre qui in descrizione, molto carino, però tratta principalmente delle soste. È un libro che parla principalmente dell'ospitalità, quindi di come si siano create poi, diciamo, i bed and breakfast. Che al tempo erano stazioni di sosta. Esatto, quindi ci servirebbe qualcosa di un po' più incentrato in quello che vogliamo fare noi, quindi proprio sul viaggio vero e proprio, non tanto sulle soste, che sono comunque importanti, però e dal punto A al punto B anche, che è molto importante, esatto, perché ci si deve arrivare alla fine. Un'altra novità molto importante, anzi altre due novità molto importanti, è una, l'affiliazione Amazon. Siamo riusciti finalmente ad avere l'affiliazione Amazon, quindi tutti i link che trovate sotto i nostri video sono utili per andare direttamente a comprare l'oggetto che stiamo utilizzando.
ed è una cosa a cui noi ci siamo arrivati veramente dopo tanto, perché non è stato facile avere questa affiliazione. Abbiamo aperto da circa un mesetto il negozio Etsy, quindi tutte le produzioni che noi faremo, sia quelle che vedete comunque sul canale, sia comunque anche altre, perché noi continuiamo a produrre anche fuori dal mondo video, e verranno caricate tutte quante sul profilo di Etsy. Sotto il video questo qui vi lasciamo tutti i link, il negozio, tutte le cose scritte, quindi ogni cosa di cui insomma volete andare a visitare, a vedere, a saperne di più, vi lasciamo tutto sotto. Vi ringraziamo come sempre del supporto, del sostegno, anche se non siamo stati molto presenti in questi mesi. Abbiamo notato comunque che ci avete continuato a seguire e ci fa piacere, e quindi siamo felici. Per qualsiasi altra cosa siamo qui, siamo a disposizione, potete scriverci, chiamarci, tanto c'è il numero di telefono, c'è tutto sul cinegrifone. Siamo sempre a disposizione. Grazie a tutti, e come al solito, meglio viverlo il Medioevo piuttosto che parlarne solamente. Ciao! Ciao!